Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare un video completamente assieme, proprio dall'inizio alla fine. E quindi andiamo prima a realizzare il progettino, andiamo a recuperare i materiali e ci mettiamo all'opera. Wow! Dunque, quello che volevo fare oggi, vediamo se riesco a disegnarlo al contrario, è un calendario di quelli perpetui, utilizzando, non so se vi ricordate, le sagomine di legno che vi ho mostrato nell'ultimo video. Quindi l'idea era di fare la parte davanti con il calendario perpetuo, con una base che lo aiuterà a stare in piedi, poi ovviamente la parte in cui andremo ad attaccare i vari cartellini. Nella parte sopra invece pensavo di aggiungere come decorazione appunto quelle sagome di legno che vi ho mostrato nell'ultimo video. E infine dietro, quindi nella parte dietro del calendario, volevo aggiungerci dei vasetti di legno, tre vasetti di legno per la precisione, attaccati. Mamma mia, il mio disegno oggi è pazzesco. Vabbè, l'importante è che capiate. Dovete tenere in ordine i cartellini dei mesi e dei giorni, oppure semplicemente per riporre delle penne e dei foglietti di carta per averli a portata di mano. Penso che come idea potrebbe essere carina. Fatemi sapere se vi va l'idea, insomma, di vedere il progetto iniziale e poi quello finale, insomma, come stiamo facendo oggi anche nei prossimi video, oppure se come facevo prima vi andava bene. Fatemi anche sapere se vorreste vedere un riassunto di 1-2 minuti in cui vado a realizzare il progetto in modo molto veloce, ovviamente quello finito. Quindi, continuando con il progetto, per fare la base e il sostegno, insomma, per i tag, pensavo di utilizzare i miei legnetti accendifuoco. Questi qua era da un sacco che non li utilizzavo più, ma se mi seguite da tanto li avete già visti perché sono il top, veramente. Si possono utilizzare in mille modi diversi e sono pezzettini di legno che hanno due misure, quindi quella più corta e quella un po' più lunga. Ma iniziamo. Dunque, per decorare questo calendario, l'idea è partita da questi set di decorazioni in legno che ho trovato su BBCraft. BBCraft è un sito dove vendono un sacco di materiali per il fai da te. Fai da te un po' di tutti i tipi. Questa volta, se andate a vedere il video in cui ho preso gli ultimi materiali, questa volta ho preso tutte cose in legno, ma ovviamente nel sito ci sono un sacco di altri materiali, soprattutto dedicato alla creazione di gioielli. In quello sono super fornitissimi, ma ovviamente ci sono anche altri tipi di materiali, come per esempio questi di legno, oppure materiali per il ricamo, materiali per lo scrapbook e un sacco di cose. Insomma, dateci un'occhiata perché ci sono davvero un sacco di materiali e sicuramente li trovate qualcosa di utile. In più, se volete, ho anche un codice sconto che vi lascio qui ed è Selena10, e vi lascio anche tutte le informazioni giù nell'info box. In più trovate anche il link di queste sagome di legno. E sì, all'interno di questo set ho trovato tre set differenti. Questo, che è formato da una coppia di abeti con una renna, un cervo, ed un altro abete singolo, e in più la base dove andarli ad attaccare. Un altro set molto simile a quello precedente, in cui c'è un abete e una renna, un cervo, non so davvero che animale è. E un ultimo set, e ha anche questo due abeti singoli di due grandezze differenti, la base dove incollarli e poi un Babbo Natale molto molto carino. Le sagome basta inserirle all'interno dei fori che sono già presenti nella base. Ecco qua. Ecco, questo qui volevo andare a decorare appunto la parte superiore del calendario, e tenendolo così, o magari aggiungendoci un po' di bianco, è in uno stile molto neutro, molto nordico, che secondo me va bene un po' tutto l'anno.
in alternativa un set di pini andrà benissimo. E sì, questo set lo trovate sul sito di BBCraft, vi lascio il link giù nell'info box, anche il codice sconto con tutte le informazioni che vi possono tornare utili. E adesso provo, utilizzando i legnetti accendifuoco, a realizzare la base per il calendario. E quindi ho pensato di utilizzare questi per realizzare il display. Ovviamente dopo andrò ad incollare tutto con la colla a caldo. Ok, direi che come grandezza ci siamo, e utilizzerei questo sia da un lato che dall'altro per creare appunto la base, di il supporto. Ok, credo che così non sia male, quindi andrò ad incollare tutto quello che vedete ora. Tolgo i piedini con la pinza in modo da rendere tutta la superficie piana e riuscirò ad incollare meglio. Ok, direi che siamo a buon punto, il display non mi dispiace. Adesso è arrivato il momento di realizzare i tag. Allora, alla fine ho deciso di realizzare i tag con questo cartoncino, che è piuttosto resistente, per facilitarmi e velocizzare il progetto. Ho visto che questo cartoncino ha più o meno la larghezza del mio display, quindi io andrò a tagliarlo a metà e in questo cartoncino più lungo andrò a scrivere i mesi dell'anno, mentre il secondo cartoncino lo andrò a tagliare in tre in modo verticale, e questo lo andrò ad utilizzare per scrivere i numeri dei giorni, e mi segno i punti dove andare a tagliare. A questo punto sarebbe utile un cutter per dare la forma al tag e quindi modificargli gli angoli, ma io lo utilizzerò così anche perché il cutter non ce l'ho. Con una bucatrice vado a creare i buchi. Cartellini bucati. Ok, quindi abbiamo impostato tutto il progetto, adesso non ci resta che decorare tutto, però per il momento è tardi, quindi io faccio una pausa, noi ci vediamo domani. Rieccomi, buongiorno di nuovo. Per me è il secondo giorno di lavoro, non perché il progetto sia complicato, ma perché, come sapete, ho i tempi molto ristretti. Sono andata avanti un pochino con il progetto. Eravamo rimasti che avevamo realizzato la base, il display e poi attaccato le decorazioni. In più avevamo realizzato già anche i cartellini. Questi sono quelli orizzontali, mentre questi sono quelli verticali. Io nel frattempo sono andata avanti ancora un pochino. Ho realizzato questa sorta di griglia, semplicemente attaccando tre legnetti più corti in verticale e tre legnetti più lunghi in orizzontale, in modo da creare appunto questa... Ta-da! Ma questo sarà un altro video. Allora, stavo dicendo che mi servirà per attaccarlo sul retro, proprio come vi dicevo dal progetto iniziale. Quello che ci manca da realizzare adesso praticamente è finire i cartellini, quindi decorarli, colorarli, incollare questo al resto del progetto ed infine attaccare i chiodini. Devo attaccare questo in questo modo. La colla la posiziono qua su questi tre legnetti e poi orizzontalmente in questa sezione qui. Il tutto molto veloce perché questa colla ha una velocità assurda nell'asciugarsi. Vorrei realizzare lo sfondo di questi cartellini in modo molto molto chiaro e molto delicato, il più possibile direi.
non mi resta che segnare tutti i numeri sui cartoncini verticali, o sto utilizzando queste due strisce per avere una linea guida sul dove disegnare il numero in modo che siano tutti più o meno allineati. Dunque 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, dovrebbero essere tutti. Dunque, ho finito di decorare, colorare e scrivere tutti i cartellini, abbiamo quasi finito. L'ultimo passaggio è quello di rendere il tutto un po' più resistente. Se avete la plastificatrice avete risolto il problema, perché andate a plastificare tutti i cartellini. Se non ce l'avete come me, si rimane con il vecchio metodo e si va a rivestire tutti i cartoncini con dello scotch trasparente sia da un lato che dall'altro. Ecco fatto, cartellino finito, io vado a realizzare anche tutti gli altri. Non mi resta che piantare i chiodini. Io ho scelto questi qua con la testa piatta in modo da riuscire a tenere i cartellini senza farli cadere. Devo prima però prendere i punti, quindi posiziono nel display i miei cartellini, ne dispongo tre verticali nella parte inferiore e uno orizzontale nella parte superiore. Mi segno i punti. E adesso vado a piantare i chiodini nei punti che ho disegnato. Molto bene, il progetto è finito, ho attaccato anche tutti i chiodini, questo è davanti, questa è la parte dietro e adesso vi mostro un po' quello che avevo in testa. Allora, il progetto iniziale dice di attaccare sopra il mese e sotto il giorno, rimarrebbe questo spazietto vuoto, eventualmente si può utilizzare come blocco note o con delle frasi motivazionali o con le date importanti del mese in corso. Oppure ho pensato anche di utilizzare la parte superiore invece che con il mese, utilizzarlo per l'anno e utilizzare l'ultima casellina che rimane per la parte inferiore per il mese, oppure ancora utilizzare la parte superiore anche per esempio per personalizzarlo, che ne so, con la stagione in corso o ancora con delle frasi motivazionali. E quindi questo è per quanto riguarda la parte davanti. Per la parte dietro l'ho pensato in diversi modi. Il primo può essere quello di tenere in ordine tutti i cartellini che non uso, anche se in realtà si possono mettere anche uno sopra l'altro nel display frontale perché ci stanno tutti. Oppure utilizzarlo anche come portapenne e come foglietti per gli appunti sull'altro lato, il calendario dall'altro lato. Insomma, questo è il risultato finale, io ne sono molto molto felice, è venuto esattamente come pensavo, se non forse anche meglio. Vi ricordo che le decorazioni in legno le ho trovate nel sito di BB Craft e come sempre vi ricordo che ci sono i link giù nell'info box insieme al codice sconto dedicato.
Niente, con questo è tutto, io finisco di parlare, adesso tocca a voi, ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il progetto, se vi piacciono le idee o anche semplicemente per sostenermi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblico un video. Se volete parlare con me, se avete bisogno di aiuto, consigli, idee o se volete consigliarmi qualcosa per migliorare il progetto, scrivetemi sotto nei commenti. E niente, con questo è tutto. Io vi saluto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!